Ciao carissime e carissimi, benvenuti in un nuovo podcast creativo firmato Oana Boutique. Io sono Oana e questo è il mio mondo creativo di filati, modelli, tutto ciò che può essere collegato ai ferri, all'uncinetto, ai filati, agli abbinamenti. È un mondo veramente molto molto bello, è un mondo che amiamo, amiamo tantissimo e che ci regala, regala veramente tanto. E io ne ho delle novità e sono troppo felice perché ogni volta che ho delle novità non vedo l'ora di fare il video e di farveli vedere perché è normale, è normale. Allora, inizio subito, andiamo subito sulle cose serie. Inizio con un filato. Allora, il Wirlet lo conoscete già. E allora non potevo, appena l'ho visto, non potevo non prendere il Woolly Wirlet. Cos'è praticamente il Woolly Wirlet? È il Wirlet ma con la lana, quindi cotone e lana. Esattamente è 30% di lana e 70% di cotone. Sottile da lavorare con ferro uncinetto da 3,5 a 4, stupendo, in 5 colori, in 5 bellissimi colori autunnali. E adesso vi faccio vedere tutti. Oh, color prugna. Ah, questo mi piace troppo. Ok. E poi questi due, quindi sono 5. Un bellissimo bleu marine, non è bleu marine, non è bleu marine, è quel grigio, non azzurro, blu grigio. Come chiamarlo? Blue jeans. È un blue jeans, esatto. E poi, oddio, il turchese. Quindi, turchese, blue jeans, giallo paglia, verde, proprio un bellissimo verde, posso dire verde bosco, e poi prugna. 5 colori stupendi per bellissimi maglioncini, ferri o uncinetto. Questo è perfetto anche per l'uncinetto. Voi sapete che io amo lavorare all'uncinetto con dei filati sottili se possibile. Ecco, questo è un filato che è perfetto anche per l'uncinetto, per maglioncini, per poncetti, per scialli, per cardigan, spolverini. Stanno bene anche insieme, eh? Veramente vederli tutti e cinque, mi sono piaciuti veramente tutti e cinque anche insieme. Sono bellissimi, non vi dico la morbidezza, 100% naturale, lana e cotone. Sapete quanto adoro lana e cotone insieme, è veramente un abbinamento che mi piace troppo. E da questo vi devo presentare, è qua, è questa colonnina. Allora, questo è un filato che io è da un pezzo che lo tengo d'occhio, perché appena l'ho visto ho detto no, questo nella boutique ci deve essere perché è troppo bello, è un luxury per dire così, è un filato di lusso, ha un prezzo buono perché se vi leggo tutta la composizione è chiaro che è così. Allora, è made in Italy. È un ricco design, made in Italy, si lavora con ferro da 7, anche uncinetto se volete proprio. Non lo tanto consiglio all'uncinetto, però magari per una sciarpona, per quelle cose, un berrettone. Ecco, per queste cose lo vedo perfettamente anche all'uncinetto o magari per un cardigan, perché no? Ok, oddio, ha un po' di luccichio. È stupendo. Allora, la composizione si chiama Alpaca Bling Bling, si chiama proprio così. Allora, ha 40% di cotone, ha 24% di alpaca, e sappiamo che alpaca è una fibra che costa,
niente da fare, però è una fibra che ci piace. Ok, quindi 24% di alpaca è tanto. E poi ha anche 8% di lana e tra 23% di poliamide. Quindi è 40. No, 24, un attimo, 82% filato naturale. Io non lo so come spiegarvi. C'è questo filato di poliamide che è praticamente il filato, questo che lo fa luccicare. Allora, cotone, alpaca e lana insieme. Eh sì, è proprio. Poi è un filato tipo. Ve lo faccio vedere. Così. È troppo bello. Quattro colori. Guardate. Cioè, io proprio soltanto guardarli mi fanno star bene. Nero sul nero. Ma un nero multicolore. Guardate che meraviglia. Io qua vedo anche un maglioncino e poi su un verde acqua turchese. Wow, io non lo so, sono dei colori che forse piacciono solo a me, ma è impossibile. Cioè, guardate, sono troppo belli. E quindi, eccolo, io appena l'ho visto, vi dico sinceramente che l'ho assomigliato come texture. L'ho assomigliato al nostro già conosciutissimo Creative Mohair Melange. Infatti, ma questo ne ha meno di metri, però si lavora sempre con ferro da 7-8. E con questo l'anno scorso, anche questo è stupendo. Cioè, sono due filati luxury che veramente. Sì, li dobbiamo provare. Cioè, qualcosa uno si deve fare perché uno si deve togliere anche la voglia. Cioè, è chiaro che non lo so, ci piacciono e poi lavorare con questi filati è una cosa stupenda. E allora avevo fatto, questo è proprio un modello Ricoh Design. Avevamo fatto questo, se vi ricordate, con questo trecione, con il trecione. Che è un cropped. E, se lo volete realizzare, questo veramente non è un top down, è un bottom up, quindi si parte da giù e si può lavorare anche con i ferri dritti. Vi volevo dire questa cosa, quindi se volete realizzarlo, potete realizzarlo anche se non lavorate con i ferri circolari. E adesso ne avete due possibilità, era quello che vi volevo dire. Quindi avete Fashion Alpaca Bling Bling oppure Creative Mohair Melange. Tutti e due stupendi. La novità però è l'alpaca Bling Bling, penso che questo in tante di voi lo avete già utilizzato. Anche quest'anno io veramente voglio fare un altro maglioncino. Questo è il cardigan ed è molto bello e mi piace tanto, ma. Io voglio fare anche un maglioncino con un altro colore, anche di questo o di questo, vediamo, ma forse di alpaca. Mi piacciono troppo. E per finire queste due novità, aggiungiamo una terza perché non c'è due senza tre, ovvio. E adesso andiamo veramente su una cosa che secondo me sarà un filato che utilizzeremo tantissimo questo inverno per realizzare di tutto e di più. È un filato gigante, è il filato Luna di Borgo de' Pazzi ed è veramente stupendo, è morbidone e anche questo si lavora con ferri da 7-8. Quindi abbiamo tre filati morbidi ma leggeri che si lavorano con i ferri da 7-8. Si possono anche abbinare. E vi faccio vedere un po' di colori. È autunno-inverno, vero? Allora. Non mi piacciono troppo. Mi piacciono troppo. Allora, non vi spiego la morbidezza perché non ha senso.
La morbidezza poi la vedrete voi. Sapete oramai che ciò che scelgo sono veramente delle cose stupende. Allora, 7-8, quindi sono quei filati che vanno bene per delle sciarpone. Ma se volete fare, siete principianti, volete proprio fare una sciarpona. La sciarpona, quella lunga, bella, che va poi tanto di moda. Che posso dire un classico? A dritto, a oddio, come si... a legaccio, a legaccio, semplice, sciarpona, oppure potete fare tipo poncho, insomma, semplice, semplice, con 8, ma anche no, 9, perché voi sapete quando si lavora a legaccio, allora meglio andare con almeno una misura, io dico in più, perché vogliamo una cosa leggera. Se lavorate con la stessa misura con quale lavorate la mano rasata, quindi di solito la misura che c'è scritta o consigliata sul gomitolo. Allora, se lavorate con la stessa, viene una cosa più battuta. Invece, il legaccio è bello quando è insomma, è leggerino, ecco, è puffoso. Io lo vedo leggero, puffoso, insomma, una nuvolona, ecco, io lo vedo così. Ok, allora aspetto i vostri commenti, sono curiosissima che ne pensate di queste tre meravigliose novità. Cosa vorrete fare? Sono curiosa di vedere cosa ne farete, perché ne sono sicura che ci verranno fuori delle cose belle. Nel finale c'è un filato che è oramai, posso dire, limited edition, perché non ci sarà più. Quindi voi dovete guardare questo filato così. Lo prendo perché è bello, perché vi dico io che è bello. Aspettate un attimo, non sono scappata via, ma li ho messi qua e li devo prendere tutti. Allora, guardatelo. Il flare, si chiama flare? Sì, si chiama flare. Il flare, che è sono questi colori, sono bellissimi, ma sono tutti qua. Quindi è morbido, è bello. Sì, ecco un filato che si lavora con 4,55 e che ve lo consiglio anche all'uncinetto perché rimane morbido. Ecco, questo è il cardigan nocciolina, andrebbe benissimo in variante invernale anche con questo qua. Mi fermo perché vi ho già fatto vedere tante bellissime cose. Questo è in offerta, ok? È in offerta veramente fino all'esaurimento scorte, perché è limited edition, quindi è un'uscita, diciamo, in uscita dal catalogo della nostra boutique. Però un filato che veramente vale la pena provarlo, oppure fare scorta se l'avete già provato, lo conoscete. Con tutte queste meraviglie, non vediamo l'ora che arrivi l'autunno, però noi sicuramente ci siamo già messi in mossa con dei modelli. Io vi auguro un weekend meraviglioso. E guardate nella boutique, curiosate nella boutique, e sicuramente, oltre a questo che vi ho fatto vedere, ne troverete degli altri filati meravigliosi. Non vi scordate di iscrivermi, sotto avete la mail e avete anche il WhatsApp per scrivermi se avete delle domande sulla quantità o magari ispirazione con qualche modello per qualche filato che vi piace della boutique. Buon weekend, grazie di essere stati qui con me. Ciao!